In Italia i primi insediamenti umani risalgono alla preistoria. Nel corso dei secoli arrivarono nella penisola molti popoli, richiamati dalle condizioni favorevoli del territorio, dal clima mite e da una fauna abbondante. Dal 2000 a.C., alcuni popoli nomadi provenienti dal nord, dall'Europa centro-orientale e dal Mediterraneo orientale si stabilirono in Italia. A partire dall'800 a.C., questi popoli chiamati popoli italici entrarono in contatto con le colonie greche e fenice presenti nell'Italia meridionale e nelle isole. Da loro appresero la scrittura, a lavorare il ferro e a coltivare la terra con tecniche innovative. Avevano lingue e tradizioni molto diverse tra loro, e rimasero divisi fino alla metà del primo millennio a.C., quando tutta la penisola venne conquistata dai Romani. I Camuni furono tra i più antichi abitanti dell'Italia. Provenivano dall'Europa centrale e, attorno all'8000 a.C., giunsero in Val Camonica, una valle alpina nell'attuale Lombardia, che da loro prese il nome. La maggior parte delle informazioni sulla vita dei Camuni è giunta fino a noi grazie alle migliaia di incisioni rupestri lasciate sulle pareti rocciose della valle. Inizialmente i Camuni si dedicavano solamente alla caccia e alla raccolta. Poi, dal 3500 a.C., le incisioni mostrano anche scene agricole, con disegni di aratri e carri. Le incisioni più recenti, risalenti al 2000 a.C., mostrano armi, come spade e pugnali, e scene di lotta tra guerrieri, a dimostrazione del fatto che impararono a lavorare i metalli. Erano politeisti. Adoravano, fra le altre, la divinità del sole e pensavano di poter guadagnare il favore degli dei con speciali riti e rappresentazioni rupestri. Gli antichi Veneti vivevano, a partire dal 1200 a.C., nel territorio che corrisponde alle attuali regioni del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e di una parte del Trentino Alto Adige. Erano abili navigatori di fiume e di mare, agricoltori e artigiani, ma nel mondo antico erano conosciuti soprattutto come esperti allevatori di cavalli, animali considerati sacri. Come molti altri popoli antichi, seppellivano i defunti insieme a oggetti di uso quotidiano. Furono tra i primi a praticare la cremazione, cioè bruciavano i corpi dei defunti. Le ceneri venivano conservate in vasi di bronzo a forma di tronco di cono rovesciato, chiamati situle. Tra i popoli italici più antichi, di cui sono state ritrovate tracce, vi sono i Liguri. Erano contadini, marinai e guerrieri. Vivevano in una regione più vasta dell'attuale Liguria, compresa fra il mare e le montagne, ed erano organizzati in villaggi abitati da varie tribù. Si dedicavano soprattutto all'agricoltura, ma i terreni da coltivare erano pochi, così impararono a costruire dei gradoni sulle colline. Questa tecnica, chiamata terrazzamento, è utilizzata ancora oggi in Liguria. Le tribù che vivevano lungo la costa si dedicavano al commercio, alla pesca e alla pirateria, assaltando le navi nemiche, mentre quelle sui rilievi praticavano la pastorizia. Sugli Appennini dell'Italia centro-meridionale vivevano diverse popolazioni seminomadi, che praticavano la pastorizia. Tra questi popoli vi erano gli Umbri, i Latini, i Sanniti e i Piceni. I popoli appenninici abitavano in villaggi organizzati in tribù e governati da un re. I Piceni, inoltre, sapevano lavorare i metalli e una resina fossile che importavano dal nord Europa. L'Ambra. La Sardegna fu abitata fin dalla preistoria da antiche popolazioni giunte dal Mar Mediterraneo. Intorno al 1500 a.C., i Sardi diedero origine alla civiltà nuragica, così chiamata per le tipiche costruzioni in pietra, i nuraghi. Erano guerrieri, pastori, contadini e artigiani abili nella lavorazione del bronzo. Costruivano armi e statuette, che rappresentavano guerrieri, animali e imbarcazioni. Erano divisi in due classi sociali: quella dei pastori e degli agricoltori, che avevano il compito di produrre le risorse necessarie per la sopravvivenza del popolo, e quella dei guerrieri, che difendevano il popolo dagli attacchi dei nemici. Come altri popoli italici, i Sardi seppellivano i morti nelle necropoli, le cosiddette tombe dei giganti, che potevano contenere al loro interno un numero elevato di defunti.
I nuraghi erano simili a torri a forma di tronco di cono, costruite con blocchi di pietra appoggiati gli uni sugli altri. Ogni nuraghe comprendeva anche un pozzo e un cortile ed era circondato da mura di pietra. Con il tempo divennero sempre più complessi e formati da più stanze, collegate tra loro da scale interne. Nei nuraghi vivevano le persone più importanti della società. Il popolo viveva in villaggi di capanne, che sorgevano attorno al nuraghe principale. Qui la popolazione si riuniva in caso di pericolo. La civiltà villanoviana si sviluppò attorno al 1000 avanti Cristo, tra l'Emilia Romagna e la Toscana. Il nome deriva da Villanova, la località vicino a Bologna in cui furono scoperti i primi resti di questa civiltà. I villanoviani erano allevatori e agricoltori, coltivavano cereali, legumi e alberi da frutto. Gli artigiani lavoravano il bronzo e il ferro. Vicino ai villaggi costruivano ampie necropoli, cimiteri in cui sotterravano urne di terracotta o bronzo, contenenti le ceneri dei defunti. Le urne delle donne avevano il coperchio a forma di ciotola, quelle degli uomini avevano il coperchio a forma di elmo. Oltre al vaso, nella tomba era presente il corredo funebre, costituito da cibo e oggetti personali, a dimostrazione del fatto che i villanoviani credevano nella vita dopo la morte. La civiltà villanoviana finì attorno al 750 avanti Cristo, quando nello stesso territorio si sviluppò la civiltà etrusca. Intorno al 1600 avanti Cristo si sviluppò la civiltà delle Terramare. Il nome deriva da Terra Marna, che in antico dialetto emiliano significava terreno fertile. Si stanziarono in alcune zone della pianura padana, umide e ricche di corsi d'acqua, a cavallo fra l'Emilia-Romagna e il Veneto. I terramaricoli vivevano in villaggi di capanne costruite su palafitte, piantate sulla terraferma. Gli abitanti dei villaggi erano agricoltori e pastori, ma praticavano anche la caccia e la pesca. Gli artigiani producevano statuine di animali, come buoi e pecore di ceramica, e utensili in osso e corno. Inoltre sapevano fondere i metalli e tessere la lana e il lino. I Celti erano una popolazione di guerrieri nomadi proveniente dall'Asia. Attorno al 2000 avanti Cristo si stabilirono nell'Europa centrale. In Italia occuparono vasti territori, dalla pianura padana fino alle Marche. Praticavano la caccia, la pesca e l'allevamento. Coltivavano il frumento e l'orzo, con il quale producevano la birra. Gli artigiani erano abili nella lavorazione dei metalli. Con ferro e bronzo costruivano armi, elmi e scudi, che venivano acquistati anche da greci e romani. Con oro e argento realizzavano collari, bracciali e anelli. I Celti impararono a estrarre, dai giacimenti presenti sulle Alpi orientali, il salgemma, un tipo di sale con il quale potevano conservare a lungo la carne e il pesce. Vivevano in villaggi circondati da palizzate di legno e fossati a scopo di difesa. I Celti erano organizzati in tribù di famiglie e non si unirono mai in unico regno. Le persone più importanti della società erano i guerrieri e i sacerdoti, chiamati druidi. Questi interpretavano la volontà degli dei ed erano anche astrologi, giudici e medici. Seguivano poi, per importanza, gli uomini d'arte, esperti nelle leggi, nella poesia, nella musica e nella lavorazione dei metalli. Il popolo era formato dai contadini e dagli allevatori. Infine c'erano gli schiavi, prigionieri di guerra. La guerra e le razzie erano attività molto diffuse tra i Celti, e anche le tribù erano spesso in lotta tra loro. Per quanto riguarda la religione dei Celti, data l'importanza che alcuni rituali rivestono ancora oggi, lascio la parola alla mia collega Fiona. La religione celtica rifletteva una profonda connessione con la natura. Molti riti erano incentrati sul ciclo naturale delle stagioni, e molte divinità erano associate agli elementi naturali. La spiritualità celtica abbracciava la sacralità della terra, degli alberi, dei fiumi e delle creature selvatiche. Le principali divinità celtiche erano Dagda, o il Dagda, è considerato il sovrano supremo degli dei. La sua maestosità era associata al controllo del ciclo delle stagioni e al suo influsso sulla prosperità e sulla fertilità della terra. Il Dagda possedeva un'arma magica,
un'enorme clava di ferro, che poteva uccidere da un lato e resuscitare dall'altro. Questa clava rappresentava il potere sovrano del Dagda sul ciclo della vita e della morte. Il Dagda era adorato come dio dell'abbondanza. Il suo calderone magico era in grado di nutrire chiunque si sedesse al suo tavolo senza mai esaurirsi. Non a caso, oltre al suo potere sovrano, il Dagda è spesso rappresentato come un padre amorevole che si prende cura dei suoi figli. Morrigan, la dea della guerra, dell'amore e della sovranità. Spesso raffigurata come una guerriera, Morrigan incarnava la dualità della vita e della morte. Era invocata per influenzare l'esito delle battaglie. La sua presenza poteva portare vittoria o sconfitta, e i guerrieri spesso cercavano la sua protezione e i suoi favori. Brigid era onorata come la patrona della poesia e dell'ispirazione creativa. La sua presenza era associata alla bellezza delle parole e alla capacità di esprimere emozioni attraverso la poesia. Era considerata anche una guaritrice, simboleggiando il potere curativo delle piante e delle pratiche mediche. Le sorgenti d'acqua erano spesso legate ai suoi attributi di guaritrice. Il suo culto era anche associato agli artigiani, agli artisti e a coloro che cercavano ispirazione nella creazione di opere d'arte. Lag, il luminoso, è spesso equiparato al sole, simboleggiando la luce che dissipa le tenebre e promuove la crescita. Lag è anche noto come un maestro artigiano, abile in tutte le arti e mestieri. È spesso descritto come un costruttore, un fabbro e un esperto nell'uso di armi. Cernunnos, conosciuto come il signore delle bestie. Questa divinità è spesso rappresentata con corna di cervo, simbolo della sua connessione con la natura, con la fertilità e con il mondo animale. Cernunnos è associato alla fertilità e all'abbondanza. La sua presenza è vista come un augurio di prosperità nelle battute di caccia. È rappresentato seduto con le corna di cervo e circondato da animali come serpenti, lupi e tori. La religione celtica è ricca di simboli che riflettono la connessione dei Celti con la natura, la spiritualità e il ciclo della vita. Ecco alcuni dei simboli più significativi. Triquetra. La triquetra è un antico simbolo celtico composto da tre archi intrecciati. Si tratta di uno dei diversi simboli celtici che rappresentano la triplicità dell'universo. Per i Celti, infatti, tutte le cose importanti erano rappresentabili secondo il principio della triplicità. Vita, morte, rinascita. Passato, presente, futuro. Terra, cielo, mare. Mente, corpo, anima. La triquetra era associata ad una divinità femminile, la Grande Madre, identificata nella luna e nelle sue tre fasi. Le tre braccia rappresentavano la fanciulla, la donna e l'anziana. Triskelion. Il triskelion è un simbolo composto da tre spirali che si irradiano dal centro. Rappresenta il movimento, il cambiamento, l'evoluzione spirituale, la determinazione a migliorarsi e a superare le avversità incontrate nella vita. Croce celtica. La croce celtica è una croce circolare con bracci che si estendono oltre il cerchio. Simboleggia l'unione tra il sacro e il profano, oltre a rappresentare il ciclo di vita, morte e rinascita. Albero della vita. L'albero della vita è un simbolo comune in molte tradizioni, inclusa quella celtica. Rappresenta la connessione tra cielo, terra e mondo sotterraneo, oltre a simboleggiare la crescita e la rinascita. Le qualità associate a questo simbolo sono la saggezza, la forza e la longevità. Spirale celtica. La spirale è un motivo ricorrente nella cultura celtica, con varie interpretazioni. Rappresenta l'estensione, il ciclo della vita, l'eternità e la connessione tra il mondo fisico e spirituale. I Celti celebravano una serie di feste legate al ciclo dell'anno e alle stagioni agricole. Alcune delle festività più importanti erano Samhain. Celebrata alla fine di ottobre, segnava la fine dell'anno e l'inizio del periodo oscuro.
è considerata l'antesignana dell'attuale Halloween. In Bulk, celebrata a inizio febbraio, segnava il risveglio della natura ed era dedicata alla dea Brigid. Beltane, festeggiata a inizio maggio, era associata alla fertilità e all'inizio della stagione calda. Lugnasad, celebrata a inizio agosto, era legata al raccolto e alle attività agricole. Samhain. Samhain è una festività celtica che segna la fine dell'anno e l'inizio del nuovo. Celebrata il 31 ottobre, Samhain è una delle quattro principali festività nel calendario celtico. È spesso considerata il capodanno celtico e rappresenta il momento in cui il velo tra il mondo dei vivi e dei morti si assottiglia, consentendo agli spiriti di attraversarlo. Il termine Samhain deriva dal gaelico e significa fine dell'estate. Questa festività era un momento cruciale per i Celti, che riconoscevano il legame profondo tra la fine del ciclo agricolo e il mistero della morte. Samhain era un periodo in cui si onoravano i defunti. I Celti credevano che durante questa festa, gli spiriti dei morti potessero tornare sulla terra. Le famiglie lasciavano cibo fuori dalle porte, come dono per gli spiriti, e accendevano fuochi. Si credeva che durante Samhain il velo sottile tra i mondi permettesse anche la divinazione e le visioni. Le persone praticavano antichi rituali per ottenere profezie sul futuro e connettersi con il mondo spirituale. L'usanza di indossare costumi e maschere durante l'odierna festa di Halloween ha radici in Samhain. Si credeva che il travestimento confondesse gli spiriti malvagi o li dissuadesse dal danneggiare coloro che celebravano la festa. In molte comunità celtiche, Samhain era segnato da fuochi sacri. La gente si riuniva attorno a questi fuochi per onorare i morti e scambiarsi storie e canti. Samhain rappresenta il concetto celtico del ciclo eterno di vita, morte e rinascita. Mentre la terra si prepara al riposo invernale, si riconosce anche la promessa di un nuovo inizio nella primavera successiva. In Bulk. Proprio nel buio dell'inverno, posizionato tra Yule, il solstizio d'inverno, e Ostara, l'equinozio di primavera, i Celti propiziavano il ritorno della bella stagione, attraverso In Bulk, con l'accensione di falò e candele. I rituali iniziavano dalla sera dal 31 gennaio fino al tramonto del 1 febbraio, poiché il nuovo giorno aveva inizio a partire non dalla mezzanotte, ma al calare del sole. Questa festività è dedicata principalmente alla dea Brigid. In Bulk era una festa legata alle tradizioni agricole e al risveglio della natura dopo il periodo invernale. Il suo nome deriva dal gaelico Oimelk, che significa latte di pecora, indicando la stagione in cui nascevano gli agnellini, e le pecore iniziavano ad allattarli. La festività simboleggia quindi la transizione dal buio alla luce, sia fisicamente che spiritualmente. È il momento in cui la luce del sole inizia a prevalere sulle tenebre invernali, annunciando la fine dell'inverno e il ritorno della vita. Brigid è la figura centrale di In Bulk. Nella tradizione celtica, è vista come una divinità dalle molteplici sfaccettature. Dea del fuoco, protettrice delle arti, guaritrice e custode del bestiame. In Bulk onora anche la sua natura di dea della guarigione, della luce e della fertilità. In Bulk è spesso celebrata accendendo candele e fuochi, per rappresentare la luce che cresce. Il fuoco simboleggia la vittoria della luce sulle tenebre e la rinascita della natura. Un antico rito di In Bulk sta nella creazione di particolari croci. Realizzate intrecciando canne o paglia e dedicate a Brigid per ottenere la sua benedizione e protezione. In Bulk è anche associata alla purificazione. Le persone si impegnano nella pulizia delle proprie case e nella rimozione di ciò che è vecchio, creando lo spazio per il nuovo e accogliendo la luce primaverile. Beltane. Beltane è celebrata tra il tramonto del 30 aprile e il tramonto del 1 maggio. Questa festività segna il picco della primavera e l'inizio dell'estate. Beltane è una festa dedicata alla gioia, alla fertilità e alla celebrazione della vita. Il nome Beltane deriva dalla parola gaelica Bealten e significa fuoco brillante.
La festività ha origini antiche e si collega alle pratiche agricole, celebrando la fertilità del suolo e il rigoglio della natura. Una delle caratteristiche di Beltane è l'accensione di fuochi sacri. Le comunità celtiche antiche si riunivano intorno a enormi falò per onorare il sole, chiedere la fertilità e proteggere il bestiame durante la stagione estiva. Un altro elemento interessante di Beltane è la Maypole Dance. Una lunga asta, spesso decorata con fiori e nastri colorati, viene eretta e le persone ballano intorno ad essa, intrecciando nastri per creare motivi ornamentali. Questo antico rituale simboleggia l'unione dell'energia maschile e femminile, celebrando la fertilità della terra. Lugnasad, la festa celtica dei raccolti. Lugnasad, conosciuta anche come Lammas, è celebrata nei primi giorni di agosto. Questa festività segna il momento dei primi raccolti. Il nome Lugnasad deriva dal dio celtico Lag, venerato durante questa festività. Questo periodo è dedicato alla celebrazione dei raccolti estivi e al ringraziamento per il cibo che sosterrà le comunità nei mesi successivi. Lugnasad coinvolgeva anticamente riti agricoli per garantire una buona resa dei raccolti. La gente faceva offerte di grano e altri prodotti alimentari al dio Lag, sperando in un raccolto abbondante. Il pane, simbolo della prosperità, era spesso preparato in forme elaborate. La festività era anche caratterizzata da giochi e competizioni in onore di Lag. Si svolgevano gare, tornei e sfide artistiche. Alcune comunità celtiche costruivano effigi rappresentanti il dio Lag. Queste effigi venivano poi offerte al dio o bruciate, come parte di rituali sacri. Lugnasad era anche un momento di condivisione del cibo. Le comunità si riunivano per pasti comuni, spesso preparando pietanze a base di grano e frutti appena raccolti.